state? Io Allora, ho provato a mettere il microfono da questa parte. Speriamo che si senta tutto. Oggi, nuova postazione. Aspettate, mi metto un po' meglio. Nuova postazione. Speriamo si senta. Oggi vi mostrerò un prodotto che mi è arrivato oggi. Non vedevo l'ora arrivasse per farvelo vedere. Allora, visto dei commenti sull'audio e ho bisogno del vostro aiuto, nel senso io edito i video con CapCut direttamente tutto dal cellulare. Quindi non so bene come alzare il volume. Comunque oggi quando editerò questo video smanetterò un attimino per capire. Nel caso sapete un'app, se avete un'app da consigliarmi per poter editare meglio i video, mi sareste molto d'aiuto. E poi per quanto riguarda le pubblicità su YouTube durante il video, quelle non so sinceramente da dove toglierle, non ho completamente idea. Ho provato un attimino a smanettare sul profilo di Google e anche sull'app di YouTube, YouTube Video, YouTube Studio, ecco, ma niente. Quindi se sapete darmi una mano, scrivetemelo nei commenti, cercatemi su Instagram, vi lascio il link da qualche parte. Comunque mi trovate come ASMRMarti32. C'è l'immagine del mare perché ancora non ho trovato una bella immagine da mettere, che mi ispirasse pace e tranquillità. Allora andiamo a noi. Il prodotto che voglio farvi vedere oggi è un porta AirPods della marca Ideal of Sweater. Allora, è una marca che ho conosciuto da pochissimo e vi devo dire che non mi aspettavo tutto quello che vi sto per far vedere, anche e soprattutto non mi aspettavo la qualità del prodotto e la qualità di come è stato impacchettato il tutto. Allora, ovviamente arriva sempre in una scatola, poi aprendolo, io tipo ho fatto questa faccia, tipo dire davvero, per un oggettino così piccolo, ecco, c'è questo sacchettino super utile, super bello, fine, elegante. Non è che non mi aspettavo, sempre con i dettagli in oro, i miei preferiti. È un porta AirPods o tranquillamente un portacuffiette, anche queste qui col filo, ve le potete portare dietro e qui le potete riporre. Allora, vi descrivo subito questo prodotto. Vi dico subito che è di altissima qualità, secondo il mio parere, perché si vede che non è una, tra virgolette, cinesata, ecco, ma bensì è un prodotto fatto e studiato davvero molto. Questo è il prodotto. Vediamo se mette a fuoco. Allora, qui troviamo il nome del marchio. Qui tutto ben protetto. Come potete vedere anche la qualità del materiale. Ecco. Il moschettone, perché questo qui ovviamente potete metterlo, attaccarlo alle vostre borse, ai vostri marsupi, cioè, perché comunque è molto alla moda, di quelle borsette tipo che hanno questo qui attaccato, per intenderci. Nel moschettone, oltre a essere in oro, color oro, ha anche qui inciso il nome del brand. Aprendolo trovate ovviamente la copertura per non far rovinare il prodotto e non farlo deformare.
Questo è il vostro porta AirPods. Ok. Dentro è beige. Poi all'esterno è color crema. Qui trovate tutti i codici che servono per individuare il prodotto sul sito. Qui troviamo il nome del prodotto e sotto in piccolo il colore. Io ho scelto il Poppy AirPods Zip Bag nella colorazione Cream Beige Croco. Devo dire ragazzi che la qualità di questo prodotto, come vi dicevo all'inizio, non me l'aspettavo, veramente non mi aspettavo tutta questa attenzione, anche nel pack, nel pacco, nel packaging, veramente sono davvero contenta. Sì, in bio, troverete il, codice sconto. Potete usufruire del 15% su tutto il sito, quindi è anche il sito, il link del sito e il link soprattutto al prodotto. Così se volete acquistarlo potete cliccare subito lì. Vi ricordo anche che ci sono tantissimi colori di questo porta AirPods, ma anche tantissime tipologie, c'erano del fucsia sfumato e tante altre colorazioni e fantasie soprattutto. Questo è quello che mi ispirava di più e che secondo i miei toni e secondo diciamo quello che indosso giornalmente, secondo me poteva essere un buon accessorio da aggiungere alla mia borsa e al mio outfit. Quindi, per quanto riguarda invece gli acquisti di Yves Rocher, ho acquistato questa crema. Questa crema della linea Hydra Vegetal Gel Cream Hydration Non Stop 48 ore. Ragazzi, è davvero molto nutriente, ha una consistenza gel, ma comunque è molto 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 nutriente. Poi ho acquistato due di questi shampoo doccia della linea Monoi, perché come sapete ci stiamo preparando all'estate e quindi posso non avere anch'io lo shampoo doccia al Monoi. Prossimo acquisto sarà il profumo, perché l'anno scorso comprai quello di Bottega Verde, ma non mi è piaciuto perché non era persistente. Quest'anno, con la scusa di avere la rappresentanza di Yves Rocher, acquisterò quello. Ragazzi, non vi dico l'odore. Già uno di questo l'ho messo in doccia e niente, avvolgente, profumo delicatissimo, lascia poi sulla pelle. E infine ho acquistato questo qui, che è un antirottura, un siero antirottura post doccia. Nel senso è un termoprotettore a siero, proprio ha una consistenza, vi faccio vedere. Una nuova formula, quindi molto più leggera, quindi meno pesante sul capello, poi asciuga subito, proprio non unge. Io ho sia la nuova edizione che la vecchia edizione con cui tuttora che tuttora sto utilizzando, sto aspettando che termini questo prodottino qui, che secondo me è la vita, cioè io lo utilizzo da tantissimo ormai, ed è già il secondo che acquisto, anche perché dura tanto, io l'ho praticamente finito, è arrivato qua il mio, quindi non vedo l'ora di provare la linea aggiornata, che secondo me è migliore dell'altra, però vediamo, proviamo, dobbiamo provare, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci sono stati un po' sicuramente di rumori. Vi mando un bacio enorme.
Noi ci vediamo al prossimo video, spero sia presto, veramente molto presto, perché ho in mente tantissimi video da poter fare, da realizzare, però come sempre manca il tempo. Però oggi ho avuto tempo e quindi vi ho registrato questo bel video. Vorrei fare un roleplay. Ho registrato in verità un video roleplay, ma non mi è piaciuto, perché forse non sono molto portata per i roleplay. Avevo fatto un roleplay di trucco, dove truccavo una mia amica. Boh, vedremo, lo rifarò, lo editerò meglio, vediamo, non lo so. Come sempre, ragazzi, io vi mando un bacio enorme e un grandissimo abbraccio. Ci vediamo qui, sempre al prossimo video. Grazie per sostenermi ed esserci sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e per rimanere sempre aggiornato, iscriviti e attiva la campanellina. Come sempre, vi mando un mega mega mega.